Buona giornata, buona mattinata. Adesso ci sentiamo. Ci sente? Sì. Ci sente? Però se stiamo oggi zini, si sente. Sì. Oggi è un gelato unico. Allora, dicevo, buona giornata, buona mattinata. Siamo, come dire, a realizzare questo evento che si trova che in pratica a metà di un evento assai importante, che è una mostra pittorica del maestro Gaetano Porcasi, che io vi invito a vedere perché descrive con i colori la storia di questo paese, no? Ed è una storia abbastanza pesante, no? Che è bene che voi cominciate a conoscere. Oggi tra noi avremo perfetto, adesso mi sentite. Oggi tra noi avremo Salvatore Borsellino, a cui cercheremo di rivolgere una serie di domande per saperne di più di questo personaggio che ci accompagna in tante manifestazioni. Io sono Pino, sono il coordinatore del gruppo Peppino Impastato di Milano e dintorni, che aderisce al movimento delle Agende Rosse di Salvatore Borsellino, che è qui al mio fianco. No? Di cosa ci occupiamo noi? Noi ci occupiamo di parlare di mafia e di raccontare un pezzo della storia del nostro paese, che è il pezzo forse quello più recente, no? Ma è comunque distante da voi, perché voi siete assai giovani, no? È un pezzo di storia che ha cambiato, no, la storia del nostro paese, e noi vorremmo in questa mattinata, non dico percorrere, ma quantomeno sapere, no, che cosa è successo in quegli anni, no? Ce lo dirà Salvatore Borsellino, che è qui al mio fianco, però prima ancora voglio farvi vedere un video, no, di un evento che si è svolto il 15 novembre giù a Palermo. È un evento che è stato frequentato da moltissimi ragazzi, anche della vostra età, ed è un evento che voleva esprimere la solidarietà ai PM che oggi stanno conducendo il processo sulla trattativa Stato-Mafia, che è un processo abbastanza delicato, no? Perché per la prima volta in questo paese vediamo sul banco degli imputati, no? pezzi dello Stato, pezzi dello Stato, politici e dei mafiosi. È un processo che non si vuole fare, che cercano di portare in tutti i modi, e noi vogliamo essere estremamente vicini, no, ai magistrati che stanno conducendo questo difficile processo. Vediamo adesso una, mi senti Marco? Perfetto. Vediamo adesso una manifestazione a Palermo, appunto, di solidarietà al PM Di Matteo, a cui noi rinnoviamo ancora, come dire, il nostro impegno di essere al loro fianco. Per ringraziare i tanti cittadini e in particolare i tanti giovani che hanno evidentemente ancora la volontà e la capacità di informarsi, di pensare, di valutare, di indignarsi e di reagire. La vostra presenza qui è la dimostrazione di questo. Io non so cosa accadrà, ho soltanto una speranza nel cuore. Ho la speranza che conserverete sempre questa passione civile. Soprattutto mi rivolgo ai ragazzi, ai giovani. Ho la speranza che non vi adeguerete mai all'andazzo prevalente di un paese sempre più indifferente alla giustizia, di un paese troppe volte insofferente anche alla verità, alla indipendenza della magistratura, alla tutela vera dei valori costituzionali. Ho questo sogno nel cuore. Solo voi cittadini e solo voi giovani cittadini in particolare avete la possibilità di cambiare. Solo voi avete la possibilità di sconfiggere la mafia, la corruzione, la mentalità mafiosa,
la mentalità dell'appartenenza, la mentalità del potere fine a se stesso. Vi prego, coltivate il vostro sogno, perseguite con forza i vostri ideali. Comunque vada, avrete combattuto per rendere più libero e più giusto il nostro paese e sarà stata una giusta battaglia. Vi ringrazio di cuore per tutto quello che dimostrate con la vostra presenza. Fronte alle minacce che ha ricevuto il giudice Di Matteo, è meglio essere qui oggi a fare una catena umana che non a piangere domani. Noi avevamo chiesto ad Alfano il giammere per Di Matteo. Alfano ha completamente ignorato la nostra richiesta. Di Matteo, con tutti gli altri magistrati impegnati nel processo trattativa Stato-Mafia, mettono quotidianamente in pericolo la loro vita. Sono seriamente minacciati dalla mafia e da chi ci sta dietro. Vedi oggi quanto ragazzi ci sono. Oggi queste ragazze si sono ribellate, sono scese in piazza, non sono andate a scuola. E quindi per noi è una vittoria. Il modo migliore per garantire la sicurezza di questi magistrati è far sapere ai farabutti coinvolti in quella trattativa che la città di Palermo chiede che possano iniziare a lavorare con serenità. Bene, abbiamo visto un pezzo importante della reazione che i ragazzi riescono a dare alle minacce che giungono al dottor Di Matteo. Ho visto arrivare il sindaco, a cui voglio cedere solo per un attimo il microfono, perché mi sembra che sia corretto, visto che anche il padrone di casa che ci ha ospitato in queste due settimane e che ci ospiterà ancora. Ciao. Visto che io intervenissi, perché oggi è una giornata un po' particolare, così come sono due settimane un po' particolari che abbiamo voluto ospitare qui. Abbiamo iniziato con una mostra sulle stragi, non solo le stragi di mafia, ma le stragi in genere, quelle italiane, partendo da quelle antiche, quei tempi garibaldini fino ad oggi, e mettendoci dentro nelle stragi, magari ragazzi dopo dateci un occhio anche alla mostra se non l'avete ancora vista, quella che sta a piano terra, una strage di qualunque genere, addirittura quella dei migranti ultimi. Ma in queste due settimane abbiamo parlato diffusamente anche e più volte della, non solo della trattativa Stato-Mafia, ma proprio della mafia in Italia. Io chiedo una cosa, ho sentito in questi giorni tanti interventi, chiedo la capacità di distinguere, chiedo la capacità, e lo dico a tutti voi, di non lasciarvi prendere, come spesso accade in questo paese, nel tutti o nessuno. In questo paese ci sono magistrati non onesti, straordinariamente onesti, sono magistrati che fanno un lavoro incredibile, che ogni giorno rischiano la vita, costantemente, e c'è qualcuno forse meno. Ci sono politici tremendi, orribili, che fanno di tutto e di più, e c'è qualcuno invece magari che fa il suo dovere. Ci sono persone che, come questi ragazzi, si battono contro la mafia, ma bisogna anche avere il coraggio di dire che in Sicilia, però ancora adesso, ci sono tante persone che ci vivono in questo sistema. Perché se la Sicilia passa costantemente da una parte, e non solo in Sicilia, certo, ma a Milano è forse anche peggio probabilmente, anche se adesso è stato un po' sostituito all'Andrangheta a Milano, no? Quindi diciamo così, abbiamo avuto questo meraviglioso cambio. Capacità di distinguere, capacità di guardare il bene dove c'è e il male dove c'è, non fare sempre, no, tutto questo fa schifo, tutto questo è buono, perché così facendo si fa un bruttissimo servizio al nostro paese. Senza distinguere ciò che è buono da ciò che è male, si fa veramente un brutto servizio alla democrazia, al bene dell'Italia e soprattutto al futuro dell'Italia. E visto che il futuro dell'Italia, ovviamente, siete voi come, no, tanti quelli che si affacciano poco per volta adesso alle scelte, quelle razionali, ricordiamoci che noi ai ragazzi di terza media offriamo la Costituzione italiana a metà dell'anno, dall'anno scorso, cioè l'abbiamo fatto sempre da tanto, ma dall'anno scorso in modo che sia un argomento di discussione. Un argomento in cui si parla di diritti, un argomento però in cui si parla anche di doveri, perché voi ricordate che avete tanti diritti, ma ricordate che avete anche tanti doveri, e uno dei doveri è soprattutto quello che hanno fatto questi ragazzi che avete visto qua prima. Uno dei doveri è quello di dire no, ovviamente, al malaffare, no a tutto ciò che cerca di tenervi sotto, buoni e tranquilli.
Questo è un dovere sicuramente, ma la Costituzione lo dice, lo dice tante volte. Quello che chiedo è scegliete sempre il bene e soprattutto distinguete il bene dal male. Mettere tutto insieme fa sempre male, perché vuol dire che davvero si fa molto servizio. Io credo che il Salvatore Borsellino oggi qua ci faccia un onore enorme e lo ringrazio di cuore. Viene a portare una testimonianza. Questi ragazzi non erano nati, ovviamente, quando è successo tutto quello. Io ero già abbastanza age, perché diciamo che un po' di primavera ce l'avevo già nelle spalle. E devo dire che insomma è stato un periodo stranissimo, particolare. Se ne parla poco forse. E queste due settimane qui hanno voluto dire parliamone, perché magari di Matteo in tanti qua non conoscono neanche che molti magari di voi abituati almeno a uno strato sopra, no? di normalità, di una vita normale, molti magari della mafia, sì, magari l'avete sentito parlare, lo guardate in televisione, quello che succede a Napoli, in 'Ndrangheta, la Camorra, però dice vabbè, qua a Milano in fondo non ci tocca. Non è così, più sotterranea, ma tocca a tutti e soprattutto tocca una parte del nostro Stato. L'Italia è unica, indivisibile sicuramente, e quindi va difesa tutta, da nord a sud, tutta insieme. Quindi ascoltatele questo, informatevi, magari quando sfogliate un giornale guardate anche queste notizie, anche se non ce ne sono molte di Matteo o di altri PM che in questo momento combattono. Chiediamoci perché non ci sono, impariamo a farsi le domande. Esattamente. Quindi insomma ascoltatelo, queste due settimane sono state importanti, non è l'ultimo appuntamento questo, anche se probabilmente è più significativo. Però insomma ce ne sono tanti altri, mercoledì sera, lunedì prossimo, insomma venite e ascoltate e dite ai vostri genitori magari di venire ad ascoltare, perché sicuramente di bene, si fa sicuramente del bene a venire qua ad ascoltare. Grazie davvero di cuore, grazie. Allora, vediamo di rompere il ghiaccio, no? Allora io vorrei desidererei che uno di voi, no, chiedesse a Salvatore Borsellino e esplicitasse meglio la domanda che ha in testa e che cosa oggi lo ha portato qui a essere presente in questa sala. E poi diamo la parola a Salvatore. In pratica ribaltiamo i ruoli. C'è qualcuno che si è preparato una domanda? No, forse che comincio io e poi allora, in qualche maniera cerco di stimolare qualche loro domanda. Allora facciamo cominciare Salvatore. Già io penso quando per la prima volta, buongiorno innanzitutto ragazzi, io penso quando per la prima volta mi trovai con un microfono in mano dopo l'assassinio di mio fratello a dover parlare a tante persone, io che non avevo mai tenuto un microfono in mano se non nelle riunioni di lavoro della mia ditta, non ero abituato a parlare, improvvisamente mi misero un microfono in mano per la prima volta e dovevo parlare a tanta gente di quello che era di mio fratello, di quello che era venuto a mio fratello. Ecco, io voglio parlare proprio di mio fratello per dirvi una cosa. Mi hanno detto qui che io sono il fratello di Paolo Borsellino, è così che mi hanno presentato. Ecco, non è vero, non è abbastanza vero. Perché vedete, io credo che per essere fratelli non basta soltanto essere figli dello stesso padre, essere figli della stessa madre. È necessario anche condividere gli stessi sogni, condividere la stessa vita, condividere le stesse battaglie, essere veramente fratelli anche in questo senso. Si può essere fratelli anche senza esserlo anagraficamente. Voi non vi succede a qualche vostro amico di chiamarlo fratello, di chiamarlo sorella? Sì, perché magari c'è con loro un legame così forte, sentite così una comunanza di idee, di sogni, con quel vostro amico da poterlo chiamare fratello. Ed essere fratelli soltanto perché si è figli dello stesso padre, della stessa madre, non basta. E io in questo senso non sono abbastanza fratello di Paolo Borsellino, perché abbiamo fatto delle scelte di vita completamente diverse, assolutamente diverse. Vedete, io
La scelta di vita di mio fratello, voluta farla scrivere nella prima pagina di questa agenda rossa, che è diventato il simbolo della mia battaglia, della battaglia dei tanti, soprattutto giovani, che lottano insieme a me per la verità, per la giustizia. Voi conoscerete, magari perché le avrete sentite dire, delle frasi di Paolo. Sono le frasi che di solito più spesso vengono riportate, come per esempio quella: chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Questa l'avrete sentito dire tante volte. Io non credo che questa sia la frase che veramente rappresenta la vita di Paolo. La vita di Paolo è rappresentata da un'altra frase, l'ho fatto scrivere nella copertina di questa agenda rossa. E la frase di Paolo che a me mi ricorda di più mio fratello è questa. Paolo dice: Palermo, scusa, io ho già questo microfono, perché devo portare anche questo? Vabbè, se riuscite a sentirmi, tanto io ho la voce abbastanza alta da potermi sentire, casomai ditemelo se riprendo anche quel microfono, quello è meglio che lo spegni. Dicevo, la frase più bella di Paolo, che veramente rappresenta tutta la sua vita, è un'altra, ed è questa. Paolo dice: Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarlo, perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace, per poterlo cambiare. E io vi prego di stare attenti a queste parole. Paolo è un magistrato poi come ve lo immaginate, vestito con la sua toga, la toga nera, dietro sullo scranno dei giudici, dei magistrati in un'aula di giustizia, che amministra la giustizia, che condanna le persone alle pene che hanno meritato per i loro reati. Eppure in questa frase di Paolo che io vi ho ricordato si parla di un'altra cosa, non si parla di giustizia, si parla di amore. Le avete sentite bene le parole? Paolo in una frase di neanche due righe parla per tre volte di amore. Dice: Palermo non mi piaceva, per questo imparai ad amarla, perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace, per poterlo cambiare. Tre volte Paolo parla d'amore, e io credo che l'amore sia il sentimento che ha ispirato tutta la sua vita, anche perché, capite, non si può riuscire ad affrontare la morte come l'ha affrontata lui, soltanto con il coraggio. Non basta il coraggio. Vedete, tra quella strage, la strage di Capaci, quella lì sull'autostrada, e quell'altra strage, la strage di Via D'Amelio, passarono solo 57 giorni. 57 giorni in cui Paolo sapeva che dopo Giovanni Falcone avrebbero ammazzato anche lui. Perché Giovanni Falcone era il vero fratello di Paolo, nonostante non fossero figli dello stesso padre, della stessa madre, come sono io con Paolo. Io, ripeto, non mi posso considerare fratello di Paolo, mentre Giovanni Falcone sì. Giovanni Falcone sì, perché ha condiviso con Paolo gli stessi sogni, ha condiviso la stessa vita, le stesse scelte di vita, ha fatto il magistrato. Pensate, erano nati insieme a pochi centinaia di metri di distanza nello stesso quartiere di Palermo, uno dei quartieri più poveri di Palermo, il quartiere Alba, la Calza, l'Ausa, come la chiamavano a Palermo. Erano nati lì, avevano fatto le stesse scuole, anche se avevano un anno di differenza, però frequentavano la stessa scuola. Poi hanno fatto la stessa scelta di vita: studiare giurisprudenza e fare il concorso in magistratura e diventare magistrati. E poi anche da magistrati si sono ritrovati a combattere le stesse lotte, insieme nel maxi processo, forse ne avete sentito parlare, il primo processo in cui
fu messa alla sbarra l'intera cupola mafiosa, centinaia di mafiosi vennero processati e condannati a svariati centinaia di ergastoli dopo quel processo. E poi hanno condiviso non solo la stessa vita, ma hanno condiviso anche la stessa morte, perché soltanto a 57 giorni di distanza sono stati uccisi prima Giovanni Falcone e poi Paolo Borsellino. Per questo, se c'è un fratello di Paolo, non è Salvatore Borsellino, si chiama, nonostante abbia un cognome diverso, si chiama Giovanni Falcone. Io perché non mi posso considerare fratello di Paolo? Perché la mia scelta di vita è stata completamente diversa. Paolo, ripeto, dice: Palermo non mi piaceva, per questo imparai ad amarlo. Anche a me Palermo non piaceva. Io vi chiedo come può piacere una città in cui vedevamo dei ragazzi morti ammazzati per la strada. Almeno una giorno se ne trovava lungo la strada di Palermo, ucciso a colpi di pistola, coperto dal lenzuolo, col sangue che scorreva da sotto il lenzuolo, e i parenti che si disperavano. Spesso erano mafiosi, perché era una guerra di mafia, quella che ci fu a Palermo negli anni 80, negli anni 70, negli anni 60, una guerra di mafia in cui c'era la fazione dei corleonesi, quelli di Totò Riina, che erano dei mafiosi sanguinari, non che gli altri mafiosi siano delle persone rette, tutt'altro, però la fazione di Totò Riina era particolarmente feroce. E scatenò una guerra di mafia in cui, per prendere il controllo della cupola mafiosa a Palermo, praticamente vennero sterminati tutti i vecchi mafiosi, tutte le vecchie famiglie mafiose. Dovettero fuggire da Palermo perché uno dopo l'altro venivano uccisi loro, venivano uccise le famiglie, le loro famiglie, degli altri mafiosi. Era una guerra di mafia per aspettare a Palermo. E questo portava a far sì che non ogni giorno ci fossero morti per la strada, e non uno soltanto, a volte in agguati venivano sterminate proprio un'intera famiglia, decine di persone. E quindi io ero un ragazzo come voi, come mi poteva piacere una città come questa in cui venivano ammazzati, ma non solo mafiosi, venivano ammazzati anche poliziotti, venivano ammazzati giornalisti, venivano ammazzati sindacalisti. Era una strage senza fine. E intanto non venivano soltanto ammazzate le persone, veniva anche ammazzata la città. Sapete come si chiamava la mia città una volta? Avete sentito dire, la Conca d'Oro la chiamavano. La chiamavano Conca d'Oro perché Palermo è una città a cui è stato dato tutto, il mare, il cielo, il sole, l'arte, una città bellissima, tutte le civiltà sono passate da Palermo. La civiltà araba, la civiltà romana, la civiltà greca, la civiltà romana, e ognuna di queste ha lasciato un segno, una testimonianza. E a Palermo era bellissima. E c'era anche la natura, perché a Palermo c'era Scaponca d'Oro, una distesa infinita tra le montagne e il mare di piantagioni di aranci, di mandarini, di limoni. E quando era la stagione, questi frutti naturali venivano proprio. Si vedevano dei frutti d'oro che prendevano dagli alberi. Bastava salire sul monte Pellegrino, il monte che sovrasta Palermo, e guardare in basso, guardare verso il basso, e si vedevano questo paradiso terrestre. Era un paradiso terrestre Palermo quando io avevo la vostra età. Poi, a poco, salendo quel monte Pellegrino e guardando in basso, invece del paradiso terrestre, della Conca d'Oro, si cominciarono a vedere selve di cemento invece che nascevano al posto di quegli alberi, di quelle piantagioni che venivano sradicate con la violenza dai mafiosi che strappavano per la terra con le minacce ai contadini che la coltivavano. E grazie alla complicità della politica,
Il sindaco di Palermo era un mafioso anche lui, si chiamava Vito Ciancimino. Grazie alla complicità con la politica venivano concessi permessi di costruzione dappertutto e la Conca d'Oro sparì. Oggi si è andato a Palermo, vedete soltanto una selva di cemento a Palermo. Non c'è più quello che era veramente un paradiso terrestre. E a me, ripeto, come poteva piacere una città di questo genere? Una città in cui la mafia la vedevamo perché c'era il controllo del territorio, era della mafia, non era dello Stato. Pensate, la città di Palermo, la mafia l'ha divisa in mandamenti, li chiamano. Mandamenti che sono le zone di influenza nelle quali la mafia si è divisa la città. C'è il mandamento di Porta Nuova, il mandamento dell'Uditore, il mandamento di Passo di Rivera. Come qui ci possono essere i consigli di zona che sono fatti da cittadini che coadiuvano l'amministrazione nella gestione della città per il bene pubblico. A Palermo c'erano e ci sono i mandamenti, grazie al fatto che purtroppo, perché anche lo Stato ha le sue responsabilità, che purtroppo il controllo del territorio nelle regioni del sud è stato abbandonato dallo Stato alla criminalità organizzata. E sapete perché? Qual è il perverso meccanismo che ha permesso questo? Perché quelle regioni potessero servire da serbatoio di voti per permettere a chi ci ha governato dalla fine della guerra a oggi di controllare il resto del paese. Quelle regioni sono state abbandonate letteralmente al controllo della criminalità organizzata. È stato fatto come può succedere a una persona che viene colpita da un tumore in un arto periferico del proprio corpo, in un piede, in una gamba. E quel tumore lo lascia crescere senza cercare di curarlo, senza cercare di aggredirlo con quelle cure terribili che magari distruggono le cellule sane alle cellule malate, ma che almeno qualche volta riescono a fermare il male. Ma sapete come succede quando un tumore viene così abbandonato a se stesso? Succede che il tumore si espande, entra in metastasi, aggredisce l'intero organismo, e quando il tumore ha aggredito l'intero organismo, purtroppo poi non c'è più maniera di fermarlo. Ed è quello che è successo nel nostro paese. Questo tumore, questi tumori nati nel sud del nostro paese, perché lì sono nati sicuramente, la mafia in Sicilia, l'Andrangheta in Calabria, la Camorra in Campania, la Sacra Corona Unita in Puglia. In Puglia, lasciate crescere in maniera indisturbata, abbandonando anzi quei territori al controllo della criminalità organizzata, si sono espanse, sono entrati in metastasi. E oggi purtroppo non c'è regione del nostro paese che sia immune dalla penetrazione della mafia, dell'Andrangheta, della Camorra, anche se c'è una differenza. Sono meno visibili di quanto non lo fossero, di quanto non li vedessi io alla vostra età a Palermo, nella mia città. Sono meno visibili perché qui non c'è, o perlomeno non c'è ancora, il controllo del territorio, ma magari sempre più spesso si cominciano a sentire anche qui di attentati, di negozi che vengono, saracinesche che vengono fatte saltare in aria. C'è anche qui il pizzo, anche se spesso i commercianti non lo denunciano. A poco tutto quello che c'era nella mia Palermo quando io ero un ragazzo, a poco sta arrivando anche qui, anche se in maniera meno visibile e forse per questo meno pericolosa, perché qui tanti, quando io vado in giro a parlare, mi dicono: sì, ma lì ci parla di cose che ci sono nel sud, nel vostro paese, nel tuo paese, ma qui da noi queste cose non ci sono. Ed è questo proprio il problema, che qui da noi, e mi ci metto anch'io, perché io oggi è da 45 anni vivo in Lombardia, sono meno visibili e quindi possono meno
provocare la reazione della gente che non sa con che cosa sta combattendo, con che cosa deve combattere, che cosa potrebbero diventare anche queste città, potrebbero diventare come Palermo, come per la città da cui io, e per questo dico che io non mi posso considerare fratello di Paolo, perché mentre Paolo faceva quella scelta, che era una scelta d'amore, rimanere a Palermo per lottare per la sua terra, per l'Italia, per debellare questo canto che sapeva essere nato a Palermo, ma sapeva come poi è successo, che si sarebbe potuto espandere e aggredire l'intero nostro paese. Mentre Paolo faceva questa scelta d'amore, restare a Palermo, scelta che gli è costata anche la vita, io facevo un'altra scelta. Io a 27 anni mi ero appena laureato in ingegneria, insieme con mia moglie facevo la scelta di andare via da Palermo. Non era una città in cui io potevo pensare di fare nascere i miei figli, fare crescere i miei figli. Ho voluto portarli via da quella terra. Anche perché, vedete, io mi ero appena laureato in ingegneria, ma un ingegnere a Palermo è difficile che possa trovare un lavoro. E anche quando riuscisse a trovarlo, per trovare quel lavoro dovrebbe chiedere dei favori, perché questo è il meccanismo che c'è in una terra come la Sicilia, come Palermo, in cui di lavoro ce n'è poco, quasi nulla. E allora per trovare un lavoro devi chiedere dei favori alle persone giuste, ma le persone giuste sono quelle che poi ti chiedono di restituire quei favori. E restituire quei favori a quella gente, sapete che cosa vuol dire? Significa vivere nell'illegalità, essere complici dei mafiosi, non affiliato alla mafia, ma persone che con la mafia fanno affari, che con la mafia colludono, che con la mafia in qualche maniera sono complici. È così che in un paese in cui è la mafia a comandare si diventa primario di un ospedale, si diventa presidente di una società. Bisogna che la mafia dia il suo benestare se è la mafia a comandare e non lo Stato. E queste cose ve le dico perché è quello che potrebbe succedere anche qui, che forse comincia a succedere anche qui. E poi le tasse si devono pagare due volte, perché da una parte bisogna pagare le tasse allo Stato, però poi bisogna pagare il pizzo alla mafia. E il pizzo non è nient'altro che la tassa che la mafia chiede di pagare a quelli che per loro sono i cittadini del proprio paese, del paese che loro controllano. Però perché lo controllano? Perché lo Stato ha ceduto loro la sovranità di quei paesi. Non è più lo Stato a comandare in quei paesi, ma c'è uno Stato parallelo che assicura anche il lavoro in parte, ma assicura il lavoro a pochi togliendolo a molti, perché la mafia, che ha la presenza della mafia, della 'Ndrangheta, della Camorra, che ha impedito l'industrializzazione di quelle terre, le industrie lì non hanno potuto crescere, ma hanno potuto crescere anche perché, pensate voi, quale industriale può pensare di andare a impiantare un'industria al sud quando sa che lì dovrà pagare le tasse non solo allo Stato, ma le dovrà pagare anche alla mafia, quando sa che per assumere delle persone non potrà assumere le persone più adatte a fare quel lavoro di cui ha bisogno, il fornitore, l'elettricista, l'operaio delle catene di montaggio, no, dovrà assumere le persone che la mafia gli imporrà di assumere, e se non lo facesse gli faranno saltare in aria i trattori a seconda dell'industria di cui si tratta, gli forneranno le gomme dei camion, arriveranno poi anche prima a minacciarlo e poi quando non dovesse piegare la testa addirittura ad eliminarlo. Quindi la mafia sì, è vero, in Sicilia dà lavoro, ma dà lavoro a pochi e poi dà la morte.
Ed è questo quello che potrebbe avvenire anche qui, in queste regioni, se la mafia, se l'andrangheta, se la camorra dovesse prendere il sopravvento. Ed è più difficile qui da combatterla, perché non è visibile, perché qui la mafia è un'altra cosa. A Palermo, nel sud, la mafia ha anche il controllo del territorio. Qui la mafia ha un altro aspetto e non la si vede, non la si vede, perché qui la mafia è finanza. Qui la mafia sono quei capitali immensi che la mafia è riuscita ad accumulare grazie ai propri traffici criminali, e che già basta pensarci. Dove pensate che vengano impiegati questi capitali? I capitali hanno bisogno di essere riciclati, sono denari sporchi di sangue, non sono denari che possono essere utilizzati senza che in qualche maniera non vengano ripuliti. E allora le mafie si insinuano anche nelle banche, si insinuano con questi di immensi capitali di cui dispongono, li mettono a disposizione a bassi interessi iniziali agli industriali che qui in questo momento si trovano in un momento di crisi. Le banche non danno, prestano loro i denari, perché benché abbiano avuto i fondi dall'Europa, li utilizzano semplicemente per risanare i propri bilanci piuttosto che prestarli alle imprese. E allora questi immensi capitali che vengono messi a disposizione di chi ha bisogno di soldi, spesso gli industriali anche qui al nord si lasciano attrarre da questi capitali che sembrano a basso prezzo. Purtroppo però poi, una volta che ci si piega e si accettano questo tipo di capitali sporchi, poi a poco la mafia riesce anche ad andare dalla camorra, riescono a prendere anche il controllo di quelle società, avendo il denaro per farlo. E poi, perché all'inizio i soldi vengono prestati a basso interesse, ma poi questi interessi salgono in maniera verticale. E chi ha accettato questo compromesso poi non se ne può più liberare, perché viene minacciato. La mafia, che prima fa vedere la propria faccia, diciamo, pulita o almeno ripulita, poi invece è pronta a mostrarsi con quella che è il loro aspetto reale. E io da Palermo, ripeto, sono fuggito perché non volevo chiedere dei favori per trovare un lavoro, perché poi mi avrebbero chiesto di restituirlo. E poi, perché vedete, io vedevo cos'era la mafia, la vedevo, la mafia era distruzione dell'ambiente. Sapete, la mia città era una delle città più belle d'Italia e quindi del mondo. C'erano delle costruzioni, il Liberty, l'avete conosciuto anche a Milano, c'è la palazzina Liberty, l'avrete sentita qualche volta anche a Milano, ci sono degli edifici Liberty, che era un'arte floreale che era nata all'inizio del Novecento, che praticamente copiava in qualche maniera la natura nell'architettura. E Palermo era la città in cui questo, in Italia, il Liberty aveva avuto la sua massima espressione. Era piena di villini Liberty e uno dopo l'altro io li ho visti abbattere per fare nascere al loro posto dei palazzoni senza anima, che spesso nella loro fondamenta c'erano anche il sangue delle persone che venivano fatte sparire colandoli all'interno dei piloni, del cemento dei palazzi stessi, perché questa è la maniera con cui, con la cosiddetta lupara bianca, le persone venivano fatte, chi si opponeva alla mafia veniva fatto sparire, veniva eliminato, veniva fatto sparire. E io che tutto questo lo sapevo, lo conoscevo, ero lì, vivevo in quella città fino a 27 anni, dovevo anche vedere nella mia città un sindaco, si chiamava Vito Ciancimino, che era un mafioso anche lui. A Palermo sapevamo che era un mafioso. E questo non basta, perché quel sindaco, Vito Ciancimino, che era riuscito, pensate, in una notte a firmare, erano state rilasciate
9.000 licenze edilizie per costruire questi palazzi che hanno deturpato Palermo, 9.000 licenze edilizie, non c'è neanche il tempo per firmarle, 9.000 licenze edilizie in una notte, in quello che venne chiamato il sacco di Palermo, perché Palermo appunto venne messa a sacco, venne distrutta in questa maniera, venne deturpata, venne sconciata. E intanto però anche la Chiesa, il cardinale Ruffini, era il cardinale allora di Palermo, diceva che la mafia non esisteva, che la mafia era un'invenzione dei rossi per denigrare la nostra bella città. E io tutto questo lo vedevo e non lo accettavo. E allora ho fatto la scelta che allora mi sembrò la scelta migliore, la scelta di andare via. Mi sono sposato il 4 di gennaio del 69 insieme con mia moglie, che si era appena lavorato in lettere, decidemmo di scappare da Palermo. Siamo andati a vivere prima un anno a Ivrea, il tempo di trovarmi un lavoro, e poi sono venuto a lavorare a Milano, dove abito da 45 anni. E pensavo di aver fatto la scelta giusta. L'ho pensato a lungo di aver fatto la scelta giusta. Intanto mio fratello invece, con la strada che aveva scelto, magistrato, faceva la sua, non posso chiamarla carriera, perché è una carriera che ha portato dritto, lo ha portato dritto alla morte, non ha portato alla morte tanti altri magistrati, tanti altri servitori dello Stato che per aver voluto servire fino all'ultimo lo Stato sono stati uccisi. Per combattere l'antistato sono stati uccisi. Mio fratello faceva il suo lavoro da magistrato, c'era il maxi processo in cui furono messi alla sbarra centinaia e centinaia di mafiosi, quel maxi processo nella quale per la prima volta questi mafiosi vennero condannati all'ergastolo, a svariati anni di ergastolo. E io sì, ammiravo quello che Paolo faceva, però pensavo che la scelta giusta fosse stata la mia, andare via da Palermo e pensare soltanto a me, pensare alla mia famiglia. Poi il 23 maggio del 92 i mafiosi fanno saltare in aria l'autostrada di Capaci e uccidono Giovanni Falcone. Uccidono Giovanni Falcone perché la mafia lo considerava il nemico pubblico numero uno. Ma nel momento in cui uccidono Giovanni Falcone, io a quel punto sono certo, ma non soltanto io, tutti in Italia, i vostri genitori, voi non eravate ancora nati allora, ma quando uccisero Giovanni Falcone, tutti sapevano che prima o poi avrebbero ucciso anche Paolo. Perché vedete, uccidere Giovanni senza uccidere Paolo non sarebbe servito a niente, perché Paolo avrebbe dedicato fino all'ultimo giorno della sua vita per trovare gli assassini di Giovanni. Il giorno in cui uccisero Paolo, in cui uccisero Giovanni, Paolo tirò fuori dal suo cassetto un'agenda di questo colore. Era un'agenda che gli avevano regalato l'Arma dei Carabinieri. L'Arma dei Carabinieri ogni anno fa stampare un'agenda commemorativa sempre di colore diverso. Quell'anno era di colore rosso. E come succede per le agende, quando ci vengono regalate, spesso vengono messe in un cassetto e dimenticate lì. E Paolo aveva fatto così, e l'aveva messa in un cassetto. Ma il 23 maggio del 92 la tirò fuori, e da quel giorno non l'abbandonò un attimo, perché in quell'agenda Paolo scriveva tutto quello che riusciva a scoprire nelle sue indagini sulla morte di Giovanni Falcone. Ed erano giorni in cui Paolo diceva in continuazione
Io non ero a Palermo, non ho affrontato mia madre. Paolo in quei 57 giorni, io non lo vidi mai in quei 57 giorni. Paolo diceva in continuazione, devo fare in fretta. Continuava a ripetere in maniera quasi ossessiva questa frase, perché sapevo che sarebbe toccata a lui. Forse non sapevo che sarebbe successo così presto, perché neanche la mafia conveniva far passare soltanto 57 giorni tra la morte di Giovanni, tra l'assassino di Giovanni e l'assassino di Paolo. Però non era soltanto alla mafia che interessava eliminare Paolo. Non è stata soltanto la mafia ad eliminare Paolo. Perché vedete, dopo la morte di Giovanni, anzi, prima della morte di Giovanni, era stata uccisa un'altra persona. Si chiamava, non era un giudice, non era un magistrato, anzi, sì, era un mafioso anche lui. Si chiamava Salvo Lima. Salvo Lima era il viceré di Andreotti in Sicilia. A quei tempi Andreotti era a capo della corrente, principale corrente della Democrazia Cristiana, che era il partito che allora aveva la maggioranza assoluta in Italia. Era sempre la Democrazia Cristiana a esprimere i governi che governavano l'Italia. E buona parte dei voti che arrivavano a quel partito arrivavano dalla Sicilia, dalla Campania, dalla Calabria. E il viceré di Andreotti in Sicilia, cioè chi era a capo della sua corrente, si chiamava Salvo Lima. E Salvo Lima era anche un politico, però era in combutta con i mafiosi. E durante il maxi processo, quel maxi processo per cui vennero condannati all'ergastolo, ripeto, centinaia di mafiosi, tutto cupolo mafioso, per cui lo stesso Totò Riina diceva ai suoi accoliti, diceva: state tranquilli, tanto poi si aggiusta tutto. Perché fino allora così era successo. Fino allora c'era un giudice a Roma, si chiamava Corrado Carnevale, che nel momento in cui i processi arrivavano alla Corte di Cassazione, regolarmente li cancellava, li annullava. E così, grazie all'accordo tra politica e questa parte peggiore della magistratura, i mafiosi erano sicuri dell'impunità, perché erano sicuri che grazie all'intervento della politica sarebbe stata assicurata loro l'impunità. Però quella volta successe invece che in Corte di Cassazione quel processo non venne gestito, grazie a Giovanni Falcone, da il giudice Carnevale, e di conseguenza per la volta le condanne divennero definitive. E allora i mafiosi decisero di vendicarsi, Totò Riina decise di vendicarsi, perché disse che non erano stati rispettati i patti, quei patti che c'erano stati sempre tra politica e mafia e tra una parte della magistratura che cancellava quei processi. Quella volta quei patti non avevano funzionato. E allora Totò Riina decise di vendicarsi. E la prima cosa che fece fu di fare uccidere, cioè fare a colpi di pistola a Mondello, dove abitava, nella spiaggia vicino a Palermo, di fare uccidere Salvo Riina. Ma non basta questo. A quel punto venne preparata una lista di tutti i politici che secondo la mafia non avevano rispettato i patti, e in quella lista di politici c'erano i più potenti politici democristiani di allora. C'era Mannino, che era un altro potente democristiano, c'erano Scotti, c'erano
tutta una serie di zii, tutta una serie di politici che erano in una lista di morto, una lista di persone da uccidere, in cui il primo era Lima, che era stato già, l'esecuzione era stata eseguita, ma a quel punto toccava, sarebbe toccata agli altri. Vedete, questo che io adesso vi sto dicendo sono cose che non sono ancora accertate nel senso che c'è stata una sentenza che ha stabilito che queste cose sono andate effettivamente in questa maniera, però ci sono delle prove molto forti. E in questo momento si sta svolgendo a Palermo un processo in cui sono imputati proprio quei personaggi che, a fronte di questa minaccia di essere uccisi, Mannino, Vizzino, chiesero a una parte dello Stato di proteggerli, di avviare una trattativa con la mafia per impedire che fossero eseguite queste condanne a morte. Nel processo di Palermo si stanno portando, si stanno raccogliendo le prove che questa trattativa c'è effettivamente stata. Cioè, a un certo punto lo Stato decise di andare a trattare con la mafia. Io vi chiedo, secondo voi è ammissibile, è possibile che lo Stato tratti con l'antistato, tratti con la mafia? Vi chiedo, voi accettate, pensate che sia possibile che per salvare la vita ad alcuni ministri che la mafia voleva uccidere perché non avevano rispettato i patti, ma questi patti c'erano stati, se non erano stati rispettati? Evidentemente questi politici erano scesi a patti con la mafia, avevano chiesto i voti e li avevano ottenuti, e per contraccambiarli avranno dato qualcosa in cambio. Quindi erano arrivati a fare dei patti con la mafia e adesso erano minacciati di morte perché questi patti che non erano stati rispettati. E io vi chiedo, è giusto? Voi ammettete che una cosa